Eccoci qui, ritorniamo anche oggi con la nostra squadra di vite in corsia che oggi è ancora più ricca, oltre a Sor Cristina che ormai tutti conoscete, alla quale diamo il benvenuto. Buongiorno Sor Cristina. Buongiorno a tutti voi. Abbiamo una presenza preziosa, una presenza in più, Sor Silvania Ferreira che sabato scorso ha fatto la professione perpetua. Bentrovata e buongiorno. Grazie, buongiorno. <ride> è stata sicuramente una giornata molto emozionante, no? Sim, sí, um giorno muito especial para mim que, in questo tempo, ho potuto confermare a minha vocazione através de votos perpetui, principalmente porque estato ali, em quella chiesa em que Padre Pio celebrava as messe, e porque estou em questa comunità nella missione della casa sollevo della sofferenza que para mim grande joia. Allora Sor Cristina, la, la, la vostra comunità delle suore appunto presenti in casa sollievo uh, si arricchisce di una presenza sì. in più. Siamo una comunità internazionale perché nella nostra comunità abbiamo due suore del Brasile e una suora del Ghana, oltre che a, eh, tutte le suore italiane. E San Silvania è l'ultima arrivata, è arrivata per iniziare il corso di infermieristica presso la nostra scuola, ma prima di iniziare il corso, anzi mentre iniziava il corso ha raggiunto anche questa ultima tappa della nostra formazione, il lungo percorso che ci porta ad essere spose del Signore per sempre. E stiamo vedendo anche alcune tempo. immagini proprio della ehm, celebrazione eucaristica, della professione perpetua, che appunto, lo ricordiamo, ehm, si è svolta sabato scorso proprio nella chiesa di Santa Maria eh, delle Grazie. Ehm, è una testimonianza importante quella eh, di Sor Silvania, anche perché poi sentiamo sempre ehm, parlare di questo calo delle, delle vocazioni. Quindi, quando vediamo, questa è la vostra madre superiore, la vostra questa madre provinciale. generale. Provinciale. provinciale. E quindi, insomma, ehm, è sempre bello vedere che invece la Chiesa si arricchisce di, eh, di nuovi eh, elementi, di nuove persone, nuova linfa, no? Sì. Eh... C'erano anche tutte le altre giuniori, uh, le, le suore ancora in, uh, con i voti temporanei, ne abbiamo anche un'altra in comunità, Sor Giuliana che ha appena fatto i primi voti. E le, il Signore continua a chiamare e grazie a Dio c'è ancora chi riesce ad ascoltarlo. E anche Padre Pio chiama, infatti Sor Silvania mi raccontava che Padre Pio è presente sì. nella sua vocazione dall'inizio. In che modo Sor Silvania? No primeiro ano de formazione inicial, eu estava em uma comunidade em que havia na grande devota de Padre Pio. E questa minha consorella me mi falava muito sobre ele. E um giorno Lei me disse: sai, eu a Padre Pio porque Padre Pio possa venire nella nossa comunidade. Porque qui está mancando muito la fraternidade. bisogna avere reunião. E quindi, com ela, com ela, com ela me aveva detto questo: Al mattino, alla colazione, la maestra di formazione, diti: Questa notte, alla mia stanza o sentito um perfume muito forte de rosa, mas fortíssimo, uma coisa suave, uma coisa diversa, tudo era chiuso ed era estranho, mas muito suave, e é venuto na volta. A passato cinque minuto, na outra volta, eu senti quello profumo nella minha estança, uma coisa diversa. E quella consorela cominciou a piangerei, a disse: é padre Pio que é venuto alla nostra comunità, perché lo pregato di venire da noi per benedirti. E ho cominciato um de cercar e di conoscerlo un po'. Al tavolino de centro della nostra sala de comunità c'era una uma revista della casa Solievo della sofferenza. lì eu trovavo qualquer coisa vedevo lá missione que abbiamo qua e começou a nascer nel mio cuore um desiderio de essere qui. Però mais eu pensato que veramente se si diventasse realtà. Ma che meraviglia, Sor Cristina! Questa storia davvero ci lascia eh, senza parole, ci fa capire davvero come la presenza poi di, di San Pio entra nelle, nelle vite, si intreccia appunto nella, nelle vite di tutti. Quindi, è un po' è, il tuo sogno si è realizzato, possiamo dire eh, sì, così: sì. un doppio sogno, sì. quello appunto ehm, della professione perpetua, quello di essere qui proprio eh, sui luoghi, nei luoghi di, di San Pio. Allora, guardiamo insieme un breve estralcio, proprio la, la formula, ecco, se possiamo dire così, della uh, professione. Ascoltiamola insieme, guardiamola insieme e così riviviamo quel momento tutti insieme. Io sono Silvania Ferreira Faustino, mettendomi alla presenza della Beata Vergine Maria, ispinta da fermo desiderio di consacrarmi Piu intimamente all'amore, alla imitazione e alla gloria del Sacro Cuore di Gesù e per dilatare il suo regno, alla presença dele consorelle, nelle sue mani, muito reverenda madre provinciale. Faccio a Dio voto di castità, povertà e obediência, in perpetuo. Segundo le costituzioni della congregazione delle Apostole del Sacro Cuore di Gesù, liberamente mi dedico a questa famiglia affinché, com la grazia dello Espírito Santo, possa conformar-me in tutto al suo Espírito ed essere um testemunho de amore nel servizio de di Dio. E della Chiesa. Ecco, qua abbiamo potuto rivivere in qualche modo questo momento tutti insieme. Tra l'altro, l'altro ieri, Sor Cristina, tu mi ricordavi, ehm, è stato l'anniversario della beatificazione di terzo Madre Chiesa. Tre anni, tre, terzo anniversario. Eh, che cosa è stato per te, che cosa è per te, Sor Silvania, ehm, portare eh, la, il tuo servizio in un ospedale e quindi ehm, accanto a, a chi soffre? Sì, il nostro carisma del Sacro Cuore di Gesù ci chiama a portare la tenerezza del Sacro Cuore di Gesù a tutti, eh, in modi speciali a quelli che soffrono. Então, me mim, estar nele hospedal é como estar dentro de um giardino, em cui eu posso amar e servir a Dio, nele através delle persone malate e anche de tutte le persone che lì si trovano e questa esta espiritualidade del Sacro Cuore de Jesus e eu posso viverla profundamente dentro de questa missione e principalmente com la do Padre Pio que te enseña anche a vedere nel malato o próprio Cristo Soferente, a cui dovia, dobbiamo servire e amare. Ci sono state poi la, nella seconda parte eh, con la dottoressa Miglionico ricorderemo anche alcune figure di suore proprio ehm, storiche di casa eh, Sollievo della eh, Sofferenza. E, ehm, abbiamo parlato anche eh, nella scorsa puntata di Padre Dorico, eh, il ricordo di Padre Dorico e nello specifico del ruolo eh, dei cappellani, che è un po' quello che fate anche voi, nel senso che Padre Pio diceva: se al letto dell'ammalato non portate eh, Gesù. Eh, nessuna medicina da sola eh, basterà, eh, quindi, insomma, eh, la, la, la presenza spirituale nella cura dell'ammalato è quello che poi è la missione eh, profonda di Casa Sollievo, sì. no, Suor Cristina? Sì, eh, padre Pio diceva questo, madre Clelia scrive alle suore che lavorano in una clinica del Brasile, gli amministratori vi, vi affidano il buon andamento dell'ospedale. Dio vi affida le anime che a voi sono di questi ammalati che sono tra voi. La cura spirituale degli ammalati e del personale che collabora con noi è, è uno dei fondamenti delle, della nostra presenza come consacrate dentro, dentro un ospedale. Servire Cristo negli ammalati è anche questo, perché l'uomo sofferente, come dicevamo l'altra volta, ha bisogno di, di essere accompagnato di avere qualcuno che lo sostiene, non soltanto dal punto di vista medico, ma anche dal punto di vista umano e spirituale. E noi cerchiamo di essere lì per questo. Quindi Sor Silvania, eh, se ho capito bene, tu sei qui eh, in Casa Sollievo da un anno, giusto? No, è arrivata... No. No, sono Sette. da pochi mesi. Ah, da pochi mesi, quindi davvero è l'inizio diciamo, di questa sì, nuova sì. avventura per sì, te. Sì. Allora, noi speriamo, anzi, vogliamo da te una promessa di riaverti qui anche per raccontarci poi insomma, le, le, le tue impressioni, anche eh, come, come potrai scoprire, come stiamo già facendo con Suor Cristina, poi eh, ehm, gli ospedali in generale, ma ehm, Casa Sollievo in maniera. Eh, Ancora più significativa sono luoghi in cui davvero si, eh, si intrecciano tante storie di vita e, e tanta umanità. Quindi noi intanto ti ringraziamo per aver condiviso eh, questo momento importante del tuo cammino vocazionale e ti diamo appuntamento sicuramente ad una delle prossime puntate. Che dici, sor Cristina? siamo <ride> disponibili, siamo pronte. Grazie, grazie, grazie davvero a tutti, a tutti. e noi diamo la linea alla regia, ma vite in corsia come vi abbiamo già anticipato continua con la pagina poi dei ricordi. Restate con noi. E continuiamo il nostro racconto delle vite in corsia dopo aver eh, vissuto, ricordato e partecipato in qualche modo insieme anche a, a Suor Cristina alla professione di Suor eh, Silvani. Continuiamo il, eh, il nostro racconto proprio eh, ricordando questa volta eh, la figura fondamentale delle Suore in casa Sollievo della Sofferenza. E come sempre lo facciamo grazie ai nostri. Eh, compagni di, di viaggio, Lucia e Peppino, ben trovati. Grazie, <ride> Grazie, buongiorno ben ritrovati voi. Abbiamo voluto dedicare proprio una puntata interamente a, alla figura di queste suore che eh, davvero fanno parte della storia di casa Sollievo e voi lo sapete benissimo. Allora, tu ci hai portato, voi ci avete portato diverse foto. Io vorrei partire con una foto speciale eh, chiedo alla regia di aiutarmi, lo so che non ve l'ho detto. Prima, non ce n'è stato il tempo, ma è una foto che troverete facilmente: la foto di padre Pio, eccola qua, perfetto. Io già la vedo e adesso la vediamo tutti quanti. Ecco una foto meravigliosa. È una, eh, foto, è una foto stupenda perché intanto troneggia nel, nell'atrio del poliambulatorio all'ingresso del reparto di pediatria perché è una delle visite di, di San Pio nell'ospedale e nel reparto di, di pediatria in particolare. Vediamo accanto a Padre Pio il professor Lotti, quello che è stato il, nostro, il mio primo primario del, della, della mia, nella mia attività, ma soprattutto accanto a San Pio vediamo due suore. Una di quelle due è Suora Angelina, è la mia suora, scusate se la, la definisco tale, però è la suora che il primo marzo del 1980 mi ha accolta nel reparto di pediatria. È la suora che eh, accogliendomi poi mi ha detto: Devi venire con me nella corsia perché prima di, se vuoi essere un bravo medico. Devi imparare ad essere anche una brava infermiera. E Suor Angelina è ancora la, la caposala, diciamo così, del reparto di pediatria. E anche se poi 25 anni fa sono passata in pediatria oncologica, e Suor Angelina è rimasta, resta. Insieme alle altre suore, Suor Maria Lucia adesso, uno dei Pilastri importanti non solo nella, nella nostra vita, anche privata, perché è molto bello. Averla avuta accanto in tutti Il questi momento. anni. Ecco Peppino, possiamo dire che come abbiamo raccontato per la volta scorsa ehm, con i cappellani, anche le suore ehm, sono entrate, entravano proprio nella vita ehm, professionale e anche personale di tutti eh, voi dipendenti, no? Sì, io per quanto mi riguarda la Suora Angelina, ma un po' anche a tutte le suore, ma in particolare a Suora Angelina. La chiamo madre e sorella, e in qualche modo la sento ecco, come nostra madre. Lei ha partecipato ai momenti belli della nostra vita quando ci siamo sposati. Qui ci sta una foto ecco, con Sor Vittoria e poi anche con Suor Angelina. Ma ha partecipato e noi l'abbiamo avuto vicina anche nei momenti brutti della nostra vita soprattutto noi abbiamo avuto un figlio che ha avuto una malattia molto importante e eh, rischiava la vita e Suora Angelina ci è stata molto vicino di conforto e non soltanto di conforto ma ci ha aiutato anche nella preghiera e lei stessa ha pregato per la guarigione di nostro figlio che grazie a, a Padre Pio, all'intercessione di Padre Pio è guarito. E, quindi noi le suore, poi per quanto riguarda, io stavo nel, prima in radiologia quindi, con Sor Lucia, un'altra presenza storica delle suore in Casa Sollievo è una delle prime suore che è venuta in Casa Sollievo, e poi Sor Giuditta. Sor Giuditta, io la ricordo con molta simpatia: è stata poco tempo. Aveva una malattia importante e non la lasciava mai a vedere. Era sempre sorridente, era il suo modo di fare un po' così, diciamo, popolare. Ma comunque è stata una suora splendida. È una suora che ha condotto il reparto di medicina nucleare con grande professionalità e questo bisogna dire anche delle suore, che loro oltre ad essere suore e quindi a curare anche l'aspetto eh, spirituale, spirituale certo. hanno molto ben curato anche l'aspetto diciamo, professionale sanitario. sanitario. Eh, la pandemia ha cambiato un po', no? Eh, sì. Purtroppo ha mm, come fatto venire a mancare tanti momenti ehm, anche di comunione, di stare sì. insieme tutti quanti. Io so e che prima, comunque, eh, erano tante anche le occasioni, le suore organizzavano anche proprio momenti di, eh, di Noi... preghiera, momenti di incontro, insomma, si stava tanto insieme anche. E infatti, insieme a Suon Maria Lucia, ecco, questa è una foto <ride> splendida dei momenti di festa: esatto. era il momento della pizza, le mani in pasta con i bambini della pediatria. un e quindi momenti veramente eh, colorati. La volta scorsa avete ascoltato eh, la testimonianza di una mamma, Antonella. Ecco, lei mh, è, è una di quelle che ha potuto vivere prima della pandemia, la malattia della figlia. Faceva riferimento ai tanti momenti di gioia, ai tanti momenti di festa. Sì. Um, le suore sono anche queste se non anche questo, sono quelle che allietano i momenti particolari. Suor Angelina è il nostro Babbo Natale, Suor Angelina è, il nostro, è la nostra Befana, e praticamente lei si faceva il salvadanaio con le piccole offerte, faceva miracoli, dicevamo noi, perché poi arrivava il momento in cui Partiva insieme al dottor Zelante per l'acquisto dei, dei regali. Il sorriso sul volto ecco dei bambini. C'è una foto in cui, ecco, ecco qui, qui. È con, qui il Zelante, con il dottor Zelante proprio da. in uno di quei momenti della distribuzione della Befana e la Befana era Suor Vittoria, l'altra suora che è accanto a Suor Angelina era nei primi anni, adesso Suor Vittoria è in ortopedia. Era nei primi anni insieme ai nostri bambini. Ma ha lasciato lì anche il cuore. Ecco, sono questi i momenti che fanno bello l'ospedale, i momenti in cui eh, le suore non sono soltanto, come diceva Peppino, dispensatrici di preghiera e di rosario. Loro innanzitutto sono infermiere. E, eh, ricordo i primi anni di Suor Angelina, in particolare i momenti. Eh, difficili, i prelievi, quelli più complessi, arrivava lei e diceva per via anatomica la vena è qui. E quindi eh, poi con Suor Maria Lucia, Suor Maria Lucia è stata prima nel, in un reparto importante, il reparto di cardiologia, e adesso è compagna nostra. Compagna di viaggio con i nostri bambini, compagna anche di condivisione del, delle sofferenze. Ecco, sono questi i momenti. Le suore sono indispensabili. Dobbiamo pregare perché le vocazioni aumentino, perché altrimenti vediamo, come, vediamo diminuire il, la presenza di queste figure nel, tra i reparti. Se Sampio le ha volute nel nostro ospedale, se San Pio le ha volute nella corsia e perché veramente la loro presenza è importante, importante non soltanto per gli ammalati, ma anche per, per voi. Ma anche per noi, certo. noi del personale. Il giorno dei, degli angeli è il 2 ottobre. Eh, ci sono tante ricorrenze perché è la festa degli angeli e quindi l'onomastico di suor Angelina. È la festa degli angeli perché è l'anniversario dell'inaugurazione del reparto nuovo di pediatria oncologica, poi lo ricorderemo in qualche altra puntata. E la festa degli angeli, perché quel giorno ricordiamo tutti i nostri bambini che sono diventati angeli. Ebbene, quel giorno è un, un giorno di festa e di preghiera insieme, perché nel reparto eh, si celebra la Santa Messa. Quest'anno abbiamo potuto in forma molto ristretta, certo. molto riservata, solo per i bambini ricoverati, però abbiamo potuto celebrarla di nuovo. Prima era una festa, era il corridoio tutto. Che si vestiva a festa. Ecco, speriamo che la pandemia passi presto perché effettivamente eh, questi momenti devono ritornare. Fanno parte della dobbiamo, cura degli ammalati. Come dobbiamo tornare a rivedere il sorriso? Speriamo presto dietro queste mascherine, soprattutto il sorriso di Suora Angelina. Ecco, nascosto dalla mascherina ormai il sorriso di Suor Maria Lucia, il sorriso di tutte le suore sì, sì, dell'ospedale no. a cui veramente vai sì, nostro... di... ecco, Abbiamo parlato de, delle suore che, con cui noi abbiamo avuto più contatti, certo. però non bisogna dimenticare tutte le altre suore. Assolutamente. Una per tutte, un'altra ricordazione, Suor Pasqualina. <ride> cioè, Pasqualina è un'istituzione per casa sollievo. Come. Sì. Quindi, difficile ricordarle. è difficile tutte. È è difficile. Le si abbracciamo tutte. Eh. Anche le perché le abbracciamo, abbracciamo tutte, la, tutte e famiglia. Suor Cristina sì. si farà portavoce con loro per quello che è il nost i nostri sentimenti nei loro confronti. Assolutamente. Hanno sì. aiutato la nostra vita e la nostra professione. Sì. E 40 anni con la loro presenza sono stati veramente un dono e grazie per averlo ricordato in questo nostro spazio ci vediamo ovviamente come sempre ormai ci siamo affezionati e abituati a questa pagina uh, dei ricordi che ci regalate davvero per questo vi uh, ringraziamo tantissimo vi salutiamo ci vediamo venerdì prossimo Bene, no? Se, senz'altro arrivederci arrivederci buona giornata noi diamo la linea alla regia e ritorniamo poi ancora qui con il nostro spazio questa volta dedicato alla salute. E ritorniamo in uh, diretta con vite in corsia. Questa volta, come sempre, l'ultimo spazio del nostro appuntamento è dedicato alla salute. E a parlarci oggi di salute è il dottor Alfredo Scillitani, endocrinologo in casa Sollievo della Sofferenza, che ci parla di osteoporosi. Allora ascoltiamo insieme il suo intervento e noi vi diamo appuntamento. Come sempre con vite in corsia al prossimo video venerdì. L'osteoporosi è la più comune malattia metabolica dell'osso. Che cosa è? È la malattia che è caratterizzata da una riduzione della massa ossa e da una alterazione di, che sono la, di quella che è la qualità dell'osso, cui consegue naturalmente un aumento del rischio di frattura. La è molto diffusa, è una malattia sociale. Immaginate che in Italia si stima che ci siano più di 3 milioni e mezzo di femmine che soffrono di osteoporosi e più di un milione di maschi che soffrono di osteoporosi e probabilmente questa percentuale andrà aumentando progressivamente con l'aumento della vita media dei soggetti. L'osteoporosi colpisce più le donne degli uomini per differenti motivi. Quando nasciamo, sia che nasciamo maschi che nasciamo femmine, sostanzialmente la quantità di osso che abbiamo è comparabile. Crescendo rimane comparabile fino alla pubertà, allora quando intervengono l'azione degli androgeni e degli estrogeni, tanto nell'uno quanto nell'altro, che favoriscono nell'uomo delle ossa più grosse, più lunghe e più larghe e questo in termini biomeccanici comporta una, una maggiore resistenza e quindi alla fine a lungo andare una riduzione del rischio di fratturarsi se esposti a un certo trauma. Non solo con l'andare avanti dell'età, dopo il raggiungimento del picco di massa ossea e quindi andando avanti con l'età, con la riduzione che noi abbiamo negli anni dell'osso. Che cosa si verifica? Si verifica nelle donne in menopausa la carenza di estrogeni che comporta rispetto agli uomini un aumento della velocità di perdita ossea che si ha in questo, uh, nelle donne. Quindi, nelle donne, l'osso sostanzialmente ha due tipi di problematiche: da una parte c'è la carenza estrogenica che si ha nel periodo della menopausa, dall'altra, le donne hanno una struttura ossea. Un po' diversa da quella degli uomini. I soggetti più a rischio sono gli anziani, le donne che hanno avuto una menopausa precoce, i soggetti magri, i soggetti che sono affetti da patologie che impattano in qualche modo sull'osso o che assumono dei farmaci che ehm, influenzano il metabolismo dell'osso. Nella sostanza l'osteoporosi è una malattia silente, è una malattia asintomatica. Qualche volta alcuni descrivono a fine giornata, in particolare, se portano dei pesi, un dolore sordo, ma sostanzialmente la dovete considerare una malattia asintomatica. Già il fatto di avere una frattura in un'assenza di trauma, in qualche modo, mi fa fare una diagnosi, ma diciamo comunemente. Si utilizzano dei sistemi che pesano in qualche modo la quantità di calcio nelle ossa, si parla di MOC, mineralometria ossea computerizzata, che ti pesa la massa ossea e ti esprime il valore nel singolo soggetto in rapporto a che cosa? In rapporto al valore dei soggetti dello stesso sesso ma di giovane età e si esprime in t-score. Si vede quanto più basso è il T-score, tanto maggiore sarà il rischio di frattura, per cui si parla di osteoporosi quando il T-score è inferiore a 2,5 deviazioni standard e più è basso è meno 2,5, meno 3,5, meno 4,5, vedrete che questo oggetto avrà un progressivo sempre maggiore incremento del rischio di fratturarsi. L'osteoporosi si cura certamente utilizzando dei farmaci. I farmaci sono sostanzialmente di due tipi. Sono farmaci antiriassorbitori che quindi riducono il riassorbimento dell'osso e sono farmaci osteoformatori che quindi favoriscono la formazione dell'osso e in funzione del tipo di osteoporosi del soggetto della storia della malattia del soggetto, si opta per l'una o per l'altra soluzione, talora alternando l'una all'altra soluzione. Per quello che riguarda invece il trattamento chirurgico, pochi spazi per alcune fratture. Si utilizza ad esempio la vertebroplastica o la cifoplastica in soggetti che recente da poco hanno avuto una frattura, ad esempio del vertebrale. Recentemente, comunque negli ultimi anni è stato ehm, sperimentato un farmaco che ha le sue caratteristiche: che cosa? da una parte riduce la, il riassorbimento dell'osso, dall'altra aumenta la formazione dell'osso. Quindi, ha tutte e due, come devo dire, le eh, cose che noi andiamo a perseguire, quindi bloccare il riassorbimento e aumentare la formazione, sono presenti in questo farmaco. È stato approvato dall'Agenzia Regolatoria americana prossimamente dovrebbe essere in commercio anche in Italia. Certamente c'è una relazione tra alimentazione e osteoporosi. Noi siamo abituati a ragionare in termini di è alto come i genitori, ha questa forma di occhi come i genitori e così via. Qualsiasi variabile biologica ha un come devo, obiettivo genetico. Per raggiungere l'obiettivo genetico anche in termini di massa ossea è fondamentale nel periodo della crescita, prima di raggiungere quello che si dice essere il picco di massa ossea, alimentarsi in modo adeguato e quindi assumere calcio, vivere all'aria aperta, svolgere attività fisica. Ma non solo, con l'andare avanti dell'età, noi dobbiamo capire che anche in quella situazione è necessario assumere adeguate quantità di calcio, eventualmente ridurre il carico di sale perché si accompagna alla aumentata perdita di calcio con le urine e eventualmente ridurre l'assunzione di grossi carichi di proteine animali perché questi favorendo l'acidificazione dei liquidi biologici possono indurre un aumento del riassorbimento dell'osso. I cibi ricchi di calcio sono sostanzialmente i latticini e i derivati del latte. Gli yogurt, i formaggi, i latticini sono quelli classici che sono molto molto ricchi di calcio, a questi sostanzialmente si fa riferimento. Un'altra cosa fondamentale è anche nell'alimentazione o nella diciamo più che alimentazione perché non abbiamo cibi supplementati in vitamina D è quello di esporsi un certo numero di ore al sole, in particolare di estate, per fare i carichi di vitamina D. Uno dei falsi miti è l'idea che con l'andare avanti dell'età, nell'età avanzata, l'osteoporosi sia quasi una condizione parafisiologica. Questo non è vero. Abbiamo ora una serie di strumenti che ci consentono, da una parte, di prevenirla, dall'altra, di trattarla e quindi di ridurre il rischio di fratture. Questo tipo di problema in termini pratici, ha dei vantaggi fondamentali. Voi immaginate che dopo una frattura del collo del femore, nell'anziano il 15-20% a causa di questa frattura morirà nei successivi mesi. Non solo, ma dei, di quelli che poi invece non sono morti a causa della frattura, una serie avranno una inabilità e uno su cinque di questi sarà costretto a a vivere in delle case di riposa perché non sarà più eh, autosufficiente come conseguenza della frattura che ha avuto. L'attività fisica porta un beneficio per molti motivi. La prima regola fondamentale è che le ossa si fanno, scusate l'uso infelice di questa... Parola, si fanno in funzione delle necessità dell'organismo e quindi il carico comporta un aumento della formazione dell'osso. C'erano addirittura degli studi nel passato in cui andavano a valutare quali fosse il tipo di sport che si accompagnava a un maggiore incremento di massa ossea, e naturalmente quelli da carico. Per cui il pallavolista che caricava continuamente o che saltava, aveva una massa ossea maggiore nel tempo di. Osservazioni o di incremento maggiore rispetto a quella che poteva succedere a chi invece eh, svolgeva, praticava eh, il nuoto in piscina, perché invece lì c'era una riduzione naturale del carico a cui questo si sottoponeva. Per contro, sapete bene che eh, ci sono delle malattie, immaginate l'individuo che ha un'emiparesi, la parte, la porzione emiparetica del corpo di quell'individuo che ha sofferto di questa malattia proprio per il non uso di quella parte lì del corpo andrà incontro a un progressivo depauperamento della, della quantità di calcio eh, in quella eh, parte del corpo.